passare la notte a guardare le stelle mano nella mano con la vostra dolce metà? E invece questa sera le stelle che non potete perdere sono quelle in campo. Seguiteci per i prossimi avvincenti 90 minuti e qualcosa di più. Questo è un complesso sportivo che non passa certo inosservato. Giocare tra queste mura è un sogno per ogni professionista. Scherzandoci su, ma nemmeno troppo, si potrebbe dire che la costante nel loro gioco è l'assenza di vittorie. Sì, e sembra quasi una maledizione che non riescono a spezzare. Purtroppo, quando non vinci, lo spogliatoio tende a disunirsi. Questa è l'altra costante di una striscia di risultati simili. Ora devono cercare di non farsi travolgere dal momento negativo. Lavorare. Ecco il tiro! E il portiere dice di no. Perfetta la parata. Direi che il portiere è stato impeccabile, difficile fare meglio di così. Decide di cambiare fascia. Luca Rigoni fa avanzare l'azione con il lancio lungo. Si fa trovare sulla traiettoria e sventa un'azione rischiosa. Cerca di pescare il compagno col filtrante. Provano a partire in velocità. Può andare! Buon lancio. Tocco preciso. E passa! È calcio d'angolo. E va ancora con grande sicurezza. Occasione fallita, è stato sfortunato qui. Mostrano un buon controllo del gioco. Fallo netto, nessuna esitazione da parte del direttore di gara. Scatta verso il pallone. C'è il dai e vai. Deve buttare dentro un cross. Preferisce il retropassaggio. Ottima progressione, palla al piede. Decidono di giocarla all'indietro. Lungo pallone in avanti. Si fanno intercettare il pallone. Serve più precisione e velocità. Prova il compagno in buona. Colpisce! E la palla entra in rete! Preparazione perfetta, conclusione perfetta. Punteggio di 1-0 a referto. Si sono impegnati e hanno trovato il vantaggio. Ora devono evitare la rimonta degli avversari. La difesa è invalicabile oggi. Il tabellino dei marcatori è stato inaugurato poco prima dell'intervallo e così siamo evidentemente sull'1-0. L'avversario ha avuto la meglio. Si fa avanti in territorio nemico. Il portiere la calcia lontano.
e il primo tempo finisce qui. Inizia adesso il secondo tempo. Il vantaggio di 1-0 non dà nessuna certezza, devono dimenticarsi il gol e continuare a fare il loro gioco, come se fossero ancora sullo 0-0. Cerca una soluzione con la palla lunga. Luca Rigoni prova a velocizzare il gioco con la verticalizzazione. Sembrano aver eretto un muro in difesa. Scodella in avanti. Passaggio prevedibile, ci vuole qualche idea più brillante. Palla lunga a cercare il compagno in avanti. Ottimo intervento. Ha visto il pericolo ed è riuscito ad anticipare l'avversario. Malini! Ottimo dribbling. Può crossare in area. Lotta a perdere equilibrio. Malini cerca la profondità. Vediamo se il lancio arriva a destinazione. Luca Rigoni. Mette la palla dentro. Va al tiro! È arrivato bene sul cross. Conclusione così così, per la verità. Quando il cross arriva dalla tre quarti, per la difesa è molto complicato se viene effettuato con questa precisione e con questa velocità. Sembra che mister voglia fare un altro cambio. Luca Rigoni cerca l'uomo là davanti, ha spazio sulla fascia, cross in mezzo. Dovevano portare più uomini in area per rendersi pericolosi. C'è il gol, traversa, ma non è finita. Devono riprovarci. Questa potrebbe essere la strada giusta per riaprire la partita. Non hanno altra scelta, devono buttarsi in avanti. Infatti. Si fa largo con grande determinazione. Prova il cambio di gioco. Insomma, qui dovevano chiudere la partita e non ce l'hanno fatta. Palla giocata in verticale. Situazione spinosa, ma il suo intervento è stato provvidenziale. Recupera il pallone in scivolata, l'arbitro dice che si può proseguire. Stanno cercando di chiudere la partita facendo un altro gol. Palla in avanti verso il compagno. Costinalini. Devono pareggiare e fanno bene a prendersi qualche rischio anche i difensori per accompagnare la manovra. C'è il lungo pallone in avanti.
Ben fatto, è intervenuto quando c'era bisogno di lui. Occhio al tiro! E hanno sfiorato il gol. Tentativo molto ambizioso, forse troppo, diciamoci la verità. Era difficile battere il portiere da quella distanza. L'allenatore decide che è il momento di inserire forze fresche. Sostituzione comprensibile. Sembrava molto stanco, meglio far entrare un giocatore fresco. Pochi minuti o addirittura secondi e sarà finita. Lungo passaggio in avanti. Riesce ad intercettare. Devono cercare di essere più concreti se vogliono recuperare. Camporese. Cambio di fronte. Spazza via senza fronzoli. Nalini prova a lanciare il compagno. Occasione per il contropiede. Si libera la grande. Prova a velocizzare il gioco con la verticalizzazione.